Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Stefano De Martino come l'avrà presa sentendo che Belen Rodriguez, ospite a Verissimo, ha dichiarato di volere un terzo figlio? Diventare padre, o comunque genitore in generale, è di sicuro una delle sensazioni più belle ed incredibili da provare nella vita, difficile da spiegare a parole. Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai tanti anni fa sono diventati genitori per la prima volta del loro figlio Santiago, il loro amore più grande che gli ha cambiato la vita. Nonostante, come sappiamo, le loro strade, sentimentalmente parlando, si siano divise, seppur ci abbiano riprovato tra il 2019 e il 2020, sono sempre rimasti presenti sia l'uno che l'altra nella vita del figlio. Stefano De Martino. Anche se di recente si è vociferato di un loro presunto ritorno di fiamma in seguito alla rottura della storia tra la showgirl argentina con Antonino Spinalbese. Al momento non si sa con esattezza come siano i rapporti tra di loro e cosa ci sia effettivamente di vero nelle voci che si susseguono da settimane. Una cosa è certa. Quanto dichiarato da Belen Rodriguez nel corso dell'intervista di ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin ha lasciato tutti senza parole. Parlando di amore, famiglia, ex, ha rivelato che le piacerebbe avere un terzo figlio. Ma Stefano come la potrebbe prendere? Stefano De Martino, papà per la seconda volta? Belen Rodriguez è stata ieri ospite insieme alla sorella Cecilia a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso dell'intervista, l'argomento centrale attorno a cui è ruotata tutta la conversazione è stato l'amore. L'amore per la famiglia, per i figli, tra loro due sorelle, l'amore dei due genitori che nonostante le difficoltà, sono rimasti sempre insieme e hanno saputo superare e perdonare tutto. A tal proposito, la showgirl argentina ha dichiarato che forse è proprio questo l'amore, saper rimanere non solo nella buona ma soprattutto nella cattiva sorte. E rifacendosi a se stessa, ha ammesso di essere andata via nel momento della cattiva sorte e sottolineando che se tornasse indietro, molti errori non li rifarebbe. Così ad un certo punto, parlando di famiglia e di figli, dell'amore per i suoi Santiago e Luna Marie. Silvia Toffanin ha domandato a Belen, vorresti avere un terzo figlio? Chissà come la prenderà. La risposta della Rodriguez non è tardata ad arrivare, confermandosi il desiderio di volere un terzo figlio, ma non ora come ora, forse più avanti. E questo suo desiderio se l'è spiegato dicendo che forse è perché loro tre, tra fratelli, sono tre, Belen, Cecilia e Jeremias. Al che la conduttrice ha proseguito stuzzicando la showgirl e chiedendo con chi lo vorrebbe fare. Ma Belen a quel punto non ha dato nessun nome, mentre Cecilia ha aggiunto scherzando con tono ironico che Silvia vuole sapere troppo. Ma ora come ora i fan si chiedono se mai Belen e Stefano torneranno insieme, sarà lui il padre del suo terzo figlio? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.